Ora ci siete stati in pochissimi a riconoscere il clonazzo di Pac-Man conosciuto in occidente come I'm Sorry, e Simone è stato il più rapido di tutti. Redrot omaggia il mitico Satoru Iwata scrivendo una giornata lavorativa qualsiasi di Iwata dopo l'uscita di Wii U. Più o meno mi immagino uno scenario del genere, e pensate se non si fosse dimezzato lo stipendio del 50%. Diventava direttamente una partita Bomberman. Comunque, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando Nintendo non fa annunci a caso. Ma nonostante questo, la puntata di oggi sarà comunque ricchissima. Discuteremo di una nuova acquisizione da parte di Nintendo che apre a degli scenari molto interessanti, anche lontani dal gaming. Poi parleremo della censura in Bayonetta e per finire torneremo a discutere di Multiversus, perché ci sono ottime notizie, fresche fresche. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettere una sveglia per domani alle 15 e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e vi devo chiedere scusa perché ho mentito. In realtà oggi Nintendo il suo annuncio a caso quotidiano l'ha fatto, solo che non è interessato niente a nessuno. Dopo Kirby e Bayonetta c'è chi aspettava la chiusura della trilogia delle bombe a caso con un bel reveal della seconda ondata dei tracciati di Mario Kart, ma le cose purtroppo non sono andate così, perché Nintendo ha pubblicato il trailer di Bravery and Greed, un roguelite dall'estetica retro che ricorda vagamente Dead Cells. Il titolo è previsto per il prossimo autunno e per fortuna, visto che dai, è praticamente un periodo senza uscite. Io, fossi in Nintendo, lo piazzerei ad ottobre. Che ne dite? Tutto questo parlare di Bayonetta e ci siamo persi per strada il resoconto di Twitter riguardante la prima metà del 2022 nel mondo del gaming. Gli analisti del noto social media hanno messo in piedi alcune statistiche che mostrano quali sono stati i giochi più twittati dell'anno fino ad ora. E l'unico titolo Nintendo a essere entrato nella top 10, occupando l'ultimo gradino, è stato Breath of the Wild 2, che si conferma come uno dei titoli più attesi in assoluto. I restanti 9 invece sono nomi di grosso calibro come Final Fantasy, immagino soprattutto per merito del 14° episodio, il GOTY preannunciato Elden Ring e in testa l'ormai imbattibile Genshin Impact, che domina le classifiche da quasi 2 anni. Ma la vera domanda è: che fine ha fatto il gioco di Peppa Pig? In questi giorni si parla tanto di record, ma dobbiamo celebrare un altro importantissimo traguardo. Anche Shredder's Revenge ha avuto un debutto strabiliante, arrivando a vendere più di 1 milione di copie in una sola settimana. E sono felicissimo di questo risultato, perché, tolta qualche imperfezione tecnica, si tratta veramente di un piccolo capolavoro. Una lettera d'amore rivolta sia alle tartarughe ninja, ma anche a un genere del gaming che ormai sembrava essere scomparso per sempre, eppure negli ultimi anni sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Tolta però la nostalgia degli anni 90, qui bisogna rendersi conto anche di un'altra cosa, molto più attuale. Queste vendite arrivano nonostante l'inclusione all'interno del Game Pass al Day One, il che dimostra come questo modello di distribuzione non significhi necessariamente uccidere l'interesse del pubblico nei confronti di una produzione, ma che anzi ne può favorire la diffusione. Insomma, complimenti a Dotemu e a Tribute Game per aver dimostrato che c'è ancora spazio per gli arcade di una volta nel panorama videoludico odierno. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha acquisito un altro studio. Fermi però, fermi tutti, non ci troviamo di fronte a niente del calibro delle mega acquisizioni di Microsoft e Sony, ma comunque questa mossa di Nintendo può avere dei risvolti strategici niente male. L'azienda di Kyoto ha acquistato Dynamo Pictures, una società di produzione che in realtà non è coinvolta direttamente nella creazione di videogiochi. Il team infatti si occupa di animazione digitale e in passato ha collaborato con Nintendo realizzando la serie dei Pikmin Short Movies, che se non avete mai visto vi consiglio di recuperare, sono bellissimi. Il 3 ottobre Nintendo finalizzerà l'acquisizione dell'azienda cambiandole il nome in Nintendo Pictures. Che senso può avere questa mossa? Beh, la connessione più immediata è che la grande N abbia intenzione di esplorare ancora più a fondo il mondo cinematografico, ma attenzione, per realizzare produzioni a grande budget come il prossimo film di Super Mario servono studi giganteschi e distributori di una certa entità alle spalle, quindi secondo me è difficile credere
credere che questa mossa sia stata fatta per spostare internamente la produzione di futuri film. Probabilmente lo studio continuerà a essere sfruttato per produzioni minori, come gli shorts di Pikmin, ma le capacità di Dynamo Pictures potrebbero essere sfruttate anche in modo più trasversale. Magari Nintendo Pictures potrebbe iniziare a occuparsi della realizzazione di filmati in computer grafica per le produzioni first party, aumentando il fattore cinematograficità dei titoli Nintendo. Dynamo Pictures infatti in passato si è occupata anche della CGI di alcuni Final Fantasy e del motion capture per titoli come Nier Replicant, Persona 5 e Death Stranding. Insomma, queste competenze potrebbero essere sfruttate internamente ai videogiochi o magari anche per creare teaser trailer utili per le campagne marketing, un po' come accadeva per i filmati di presentazione dei lottatori in Smash. Voi poracci, cosa ne pensate di questa mossa da parte di Nintendo? Cosa vi piacerebbe vedere uscire da Nintendo Pictures? Dei filmati spaccamascella in Breath of the Wild 2? Una nuova serie animata di Mario? Poracci, ma torniamo a parlare di Bayonetta, perché nonostante ieri ne abbia discusso a lungo, mi sono dimenticato di trattare uno degli argomenti più importanti, che avevo messo anche nella thumbnail. Il gioco sarà censurato, ma in un modo molto particolare. Attenzione, perché in questo caso non è che si tratta di censura vera e propria, ma più che altro di un processo di autocritica e consapevolezza che ha portato Platinum Games a dire: sì, vabbè, dai, forse ogni tanto esageriamo. In un gioco dove tutto l'universo narrativo è stato messo in piedi per giustificare il fatto che più gli attacchi della protagonista sono potenti e meno vestiti le rimangono addosso, fa quasi impressione vedere questa presa di coscienza da parte dei suoi sviluppatori. Così ieri su Twitter, sempre in modo molto scherzoso, Camilla e soci hanno introdotto la modalità Angelo Ingenuo, che, cito, reinterpretando, serve per evitare di fare figuracce con i parenti mentre si gioca in salotto. La modalità aggiunge proprio un filtro che serve a ridurre il quantitativo di fanservice immotivato, per evitare che il giocatore si imbarazzi nel mostrare il titolo ad altre persone. Io ve lo dico, sono contro qualsiasi forma di censura, ma una funzionalità del genere è straapprezzata. E chiamatemi pazzo, sì, pazzo per Nintendo, ma credo proprio che giocherò tutto Bayonetta 3 col filtro attivo. E quanto mi sarebbe piaciuta questa feature su Xenoblade Chronicles 2, e lo ripeto ogni volta, per me il fanservice è diventato insostenibile e sono sinceramente in imbarazzo quando partono le scenette softborn in contesti magari carichi di pathos emotivo. Non c'ho più l'età. Finché è lasciata la scelta al giocatore, ben venga anche la possibilità di censura, se così la vogliamo chiamare. Voi invece cosa ne pensate, poracci? E chiudiamo con una notizia dell'ultimo secondo. Finalmente abbiamo una data di uscita per Multiversus. Più o meno. Gli sviluppatori hanno appena annunciato che l'attesissimo Brawler vedrà una open beta a partire dal 26 luglio, ma praticamente si tratterà di una versione del gioco strapiena di contenuti e molto vicina alla build finale di Multiversus, tanto che tutti i progressi ottenuti durante questo periodo di beta potranno poi essere trasferiti sul gioco completo, che ricordiamo sarà free to play. Come vi dicevo, è impressionante la mole di funzionalità e contenuti previsti per questa iniziativa. Ci saranno infatti il crossplay su tutte le piattaforme, con l'online che utilizzerà server con il rollback, e ben 8 mappe su cui inscenare una varietà di scontri ottima. Si potranno infatti fare dei 2 contro 2 in cooperativa, degli 1 contro 1, tutti contro tutti a 4 giocatori, sia in lobby custom online che in match locali. Aggiungiamoci pure il tutorial e il practice mode e praticamente abbiamo già più modalità di Smash. Non prendetemi alla lettera, stavo scherzando, una provocazione, tranquilli, Smash è su un altro livello. Scherzi a parte, sono curiosissimo di provare questo titolo e il suo roster, e chi ha partecipato alle precedenti Closed Alpha potrà addirittura accedere al gioco in Early Access a partire dal 19 luglio, la settimana prossima. Non so voi poracci, ma per me l'hype è alle stelle. Guardatevi il nuovo trailer e fatemi sapere cosa ne pensate. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, l'ultimo della settimana. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Dynamo, Michele Ingenuo. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
Cosa sono adesso non lo so, sono solo un poro in cerca di se stesso.